Allora, buonasera Marta, l'ospite di questa sera che ringraziamo per aver aderito. L'abbiamo cercata qualche giorno fa, insomma è stato un po' funambolico, però siamo riusciti a collegarla e a risentirla dopo un po' di tempo. Allora Marta, naturalmente non possiamo non iniziare chiedendoti come hai passato questi giorni e quanto è difficile per un atleta che è sempre in allenamento, che si deve tenere sempre in allenamento, fare uno stacco così. Ma allora, intanto vi saluto, buonasera a tutti quanti e grazie di Ciao. questo collegamento. Effettivamente ho avuto un pochino di problemi con l'applicazione, siamo riusciti a trovarci, ecco, e abbiamo anche tempo a disposizione per chiacchierare, come hai detto bene, visto che queste quarantene sono lunghe da far passare. Ed effettivamente non è semplicissimo, non è semplicissimo riuscire a far passare il tempo e soprattutto a mantenersi in attività. Io devo dire che, vabbè, sono ovviamente ancora a Brescia e ho avuto la fortuna, sfortuna, perché in realtà in questo caso non so bene come dirlo, però di allenarmi fino a settimana scorsa, nel senso che con la società abbiamo deciso, avevamo preso assolutamente delle misure di sicurezza, però cercavamo comunque di fare tre allenamenti a settimana di pesi, dove ci separavamo e creavamo dei gruppi di due persone, quindi neanche si possono chiamare gruppi, ma andavamo a fare pesi nel palazzetto in due. E quindi, insomma, sicuramente poteva essere da una parte una valvola di sfogo e soprattutto un riuscire ad essere ancora in attività e quindi mantenere il fisico allenato, mantenere anche un pochino il tocco con la palla, visto che avevamo la possibilità di avere il palazzetto a disposizione e quindi si potevano fare pesi e poi in abbinato qualche esercizietto, sempre a gruppi di massimo due, però insomma. Questa è stata un pochino la fortuna fino a settimana scorsa. Questa settimana, chiaramente, anche viste tutte le misure, le norme, le normative che Conte ha emanato, ecco, giustamente la società ha preso questi altri provvedimenti di non farci allenare. Quindi ad Sì, anche oggi, voi giustamente dovete seguire le direttive che vi sono impartite. assolutamente, esatto. Quindi le direttive che ci vengono impartite in primis dallo Stato, da Conte, dalle regole che tutti quanti noi dobbiamo seguire e poi anche da quello che ci viene detto dalla società e da quello che la società decide e reputa la soluzione migliore, ecco, in questo caso. Quindi adesso sicuramente fino al 13, come ha dichiarato Conte, saremo ferme. E quindi è tutto più complicato, nel senso che c'è bisogno di mantenersi comunque allenate, come sempre, nel senso che comunque anche magari nei periodi estivi, quando si finiscono le attività, uno cerca di rimanere sempre allenato e in forma. Allenato. È chiaro che in questo momento è un pochino più complesso perché si è chiusi in casa. Però devo dire che insomma. Ci sto riuscendo, mi sto anche un po' divertendo. Adesso non so se mi seguite sui social network, però ho Sicuramente. creato una piccola challenge di fitness. Sì, E che quindi, abbiamo insomma, visto. si cerca comunque di avere. Mi avete visto bene, sono contenta. Vi è piaciuto? Avete provato? Perché è abbastanza impegnativo. In realtà, Ho quello che visto mi hanno anche i detto. tulli. Ho visto anche i tulli. I Hai visto? Scusami. tulli, e poi ti ho visto Ecco, lì su una beh, specie di deserto. Sembrava un deserto. quello magari fossi ancora lì, esatto, nelle vacanze. No, no, Bellissimo. purtroppo sono a Brescia e sono a casa, quindi no, no, ci si tiene allenati in casa solo con le trottole challenge in questo Ecco, poi momento. penso E sono come. stata anche un po' sgridata dai miei amici. Che era troppo complicato, che la prossima volta dovevo farne uno più semplice. E poi vedo che molte società hanno impartito proprio dei veri e propri allenamenti anche utilizzando queste tecnologie alle atlete proprio per non tenersi ferme. Alcune società lo fanno anche in video proprio per
cercare di dare qualche esercizio da fare, perché ovviamente per voi è fondamentale, oltre alla palestra. Nel vostro caso, mi pare di capire, lo fate prevalentemente in palestra, insomma, non avete questa, non usufruite di queste possibilità. Ma in realtà la mia società sicuramente è molto social, se così vogliamo dire, nel senso che comunque sono molto attenti anche a tutto l'aspetto di social network. Fino a settimana scorsa effettivamente non c'era questo bisogno, e quindi abbiamo fatto gli allenamenti direttamente al palazzetto, al Pala George. Questa settimana non ci è ancora stato detto niente, nel senso che credo che ci sia anche molta fiducia in quello che noi possiamo fare, soprattutto essendo delle atlete professioniste, vogliamo fare per poterci mantenere in forma, e quindi ad oggi non ci è stato dato nessun protocollo da seguire, ecco, però sono sicura che Certo. Franco, vuoi fare una domanda? continuano a Sì, seguire, a volevo chiedere. chiedere informazioni, come passiamo le giornate. Vai, Franco. Marta, mi ascolti, mi senti? Marta? L'abbiamo mica persa, eh? L'abbiamo Marta? perso un attimo. Sì, Marta, ci sì, senti? adesso sì, credo che sia un po' posticipato l'audio, però sento. Vai. Ciao Marta, sono Franco da Genova e ascolta, volevo chiederti quando sei venuta via da Caserta, pure col massimo della diplomazia come tu sei abituata a fare, da Caserta sei andata a Brescia, hai sentito un po' di senso di sollievo? È una domanda. Intanto saluto tutti, eh. Sì. Ciao Marta, Tony. hai sentito la domanda? Allora, ho sentito una parte. Hai La rifaccio? sentito Mi senti adesso? Mi senti, Mi Marta? sentite? Perché effettivamente Sì, in questo momo l'audio non sì. credo stia funzionando molto Mi senti adesso, Marta? Mi senti? Marta, ti stava chiedendo se andando via da Caserta, insomma. Sì, sono un po' di ritardo, però vorrei sentire. Te la rifaccio semmai, te la rifaccio. Vai. Allora te la rifaccio, vediamo un po'. Fammi pronunciando così se senti bene o no. Ok, quindi la domanda è questa, alla quale appunto puoi rispondere col massimo della Adesso diplomazia. sì. Perfetto. Quando sei venuto via da Caserta e sei andata a Brescia, hai sentito un certo senso di sollievo? Ecco, ricordiamo che. Ma allora, sono molto onesta e sincera in realtà. È stata una situazione molto complessa e complicata, ed è anche difficile da spiegare, da raccontare. E avrei bisogno di più tempo, sicuramente, forse non è questa la Certo, sede. sì, no, certo. Però la scelta che io ho all'inizio dell'anno era una scelta sicuramente molto ponderata e valutata nel dettaglio, e avevo molta voglia di accettare la sfida di Caserta ed ero molto contenta di essere lì. E quando mi sono ritrovata a lavorare col gruppo di lavoro, col team che era stato creato, ero sicuramente molto contenta, devo essere sincera. Mi sono trovata estremamente bene con lo staff tecnico e anche con le compagne. Quindi di base c'erano tanti aspetti positivi a Caserta, c'erano tanti aspetti positivi, purtroppo ce n'erano anche altri negativi che hanno iniziato a pesare sempre di più man mano che si andava avanti con la stagione, quindi dall'inizio del campionato fino ad arrivare poi a gennaio. E hanno fatto sì che fosse una scelta forzata la mia, una scelta forzata non soltanto la mia, devo essere sincera, ma la mia e di tante altre persone che purtroppo facevano parte di quel team e hanno dovuto Diciamo. allontanarsi. Quindi arrivare a Brescia è stato anche faticoso, perché ci sono stati anche tanti
le situazioni in mezzo che non sono state di semplice gestione, ecco, nel riuscire ad allontanarsi da Caserta e arrivare a Brescia. Però sicuramente sono stata accolta estremamente bene, ho trovato una società che mi ha veramente coccolato fin da quando sono scesa dal treno e sono stata accompagnata al palazzetto. E da lì di nuovo ho trovato un gruppo di ragazze che sicuramente ha anche capito la situazione da cui arrivavo e mi hanno coinvolto fin da subito, hanno voluto creare gruppo con me e l'allenatore Mazzola anche mi ha messo subito in campo nelle prime amichevoli, aveva voglia di farmi giocare, di farmi trovare il feeling, quindi insomma è stato in realtà un vortice, tutta la situazione, quindi tutto il trasferimento, diciamo anche l'ultimo periodo lo metto in mezzo, quindi diciamo tutto dicembre e gennaio è stato veramente un vortice di emozioni, di alti e bassi, di situazioni particolari da dover gestire che insomma non sono state semplici, non sono stati momenti semplici. L'esperienza e gli anni di pallavolo alle spalle mi hanno aiutato e quindi in realtà continuo ad avere un ricordo molto positivo di Caserta e di tutto quello che è stato anche l'affetto che mi hanno dedicato fuori dal palazzetto, i tifosi, le persone, il loro calore, sono veramente stati da questo punto di vista speciali e infatti quando sono andata a giocare poi ahimè c'è stata anche questa situazione per cui la prima partita di ritorno del campionato era proprio Brescia contro Caserta a Caserta, quindi anche lì emozioni in ballo tantissime. Ed è stato molto molto bello quando effettivamente nonostante la partita fosse stata a porte chiuse con situazioni particolari in mezzo che non sto qui a dire, però sono uscita dal palazzetto e c'erano i tifosi che mi avevano dedicato uno striscione e mi hanno dedicato il loro affetto ed è stato effettivamente molto bello e ho contraccambiato di cuore perché nonostante tutto sono stata per certi versi molto bene e quindi ho un bellissimo ricordo comunque, tolta la parte brutta, ecco. La parte brutta chiaramente ho un bel ricordo. Bello, bello. Senti, com'è il tuo rapporto con i social? Parlo come società, nelle società in cui sei... Un pochino risposto, ecco, a questa domanda. Hai risposto benissimo, grazie. Sì, sì. Aspetta, perché c'è un po' di ritardo. Perché non ti ho sentito. Com'è il rapporto che hai con i social? Parlo sotto l'aspetto sportivo, non come vita privata. Nel senso, le società che hai girato danno una certa libertà dell'utilizzo dei social, li guardate voi, soprattutto quando eri a Caserta. Io utilizzo i social network, li utilizzo non da tantissimo, devo essere sincera, mi sono approcciata a questo mondo con un po' di scetticismo e con un po' di paura e timore iniziale, anche perché ho vissuto un'esperienza non proprio positivissima, nel senso che ho iniziato ad utilizzarli proprio perché mi avevano rubato l'identità su internet e quindi avevano creato degli account a nome mio e si fingevano me. Ed è stato abbastanza impegnativo e problematico la situazione che si è creata. Quindi inizialmente ero un po' restia ad utilizzarli, ci ho messo un pochino di anni ad entrare nell'ottica che in realtà facevano parte del nostro lavoro e continuano a far parte del nostro lavoro e anche le società guardano, controllano, hanno voglia che i propri atleti utilizzino i social network. Ad oggi ho un rapporto abbastanza buono, ho superato la fase conflittuale e quindi li utilizzo. Le società sicuramente si avvicinano sempre di più ai social network perché sono un mezzo di comunicare molto semplice e molto diretto e immediato e fa sì che ci si possa mettere in contatto con
tantissime persone in maniera appunto rapida, e quindi chiaramente anche le società lo utilizzano e hanno piacere che gli atleti le utilizzino, certo, chiaramente sempre con il massimo del rispetto e... Ok, allora io avrei una domanda da fare, ma aspetto a farla perché sento prima Franco. Abbiamo un po' di ritardo nella voce, faccio. Se vogliono chiedere qualcosa, tenendo presente che c'è questo ritardo. Franco, Antonino, volete dire qualcosa? Antonino, vuoi dire qualcosa? Sono entrato da poco, potrei rifare una domanda che è già stata fatta. Che è già stata fatta e quindi aspetto eventualmente di entrare in merito. Poi io per mia abitudine difficilmente faccio domande perché chiedere agli addetti ai lavori è un mondo che ho conosciuto e so che le risposte sono sempre diplomatiche. Io invece sono proprio nei network una carogna. E poi voi mi conoscete molto bene e sapete che non le mando mai a dire, ecco, non le mando mai a dire. No, a me dispiace solo che Marta abbia lasciato Caserta, che Caserta abbia avuto quel problema, perché Marta era nella mia formazione nel fantavolley e io contavo, e quindi dopo c'è stato il cambio, ho dovuto cambiare la squadra, quello là che si vede è un pallone vinto con i pantaloni. Quindi allora io passo la parola a Franco. Ascolta, allora va bene. Faccio vai Franco. Sì, no, perché aspettavo che magari finisse il dato che c'è un po' di ritardo. No, allora io mi ricordo che nel 2011, quando tu penso avevi 21-22 anni, probabilmente 22 anni non l'avevi ancora compiuti, con l'assist di Novara riusciste a fare una bella semifinale di playoff contro Bergamo. Te lo ricordi benissimo perché fu, immagino, un periodo pieno di emozioni. In quel periodo, questa è una curiosità, c'era un giornalista torinese, penso, comunque piemontese, che faceva dei bellissimi video, ne ha fatti molti anche su di voi e su di te, con una voce molto suadente, aveva un tono, aveva anche un modo molto poetico di costruire questi video. Non mi ricordo il nome e a un certo punto poi è sparito e non si trovano nemmeno più questi video. Tu ti ricordi queste cose qua? Ti ricordi questa persona? Io mi ricordo, adesso che me ne hai parlato, mi ricordo bene questo video, perché devo essere sincera, anche a me aveva colpito particolarmente, mi era piaciuto ed era stato molto carino effettivamente il giornalista, però sai che non ho mai più avuto modo di incontrarlo e di sapere che cosa stesse facendo ancora. Non ho più fatto caso anche all'esistenza o meno di questi video sui social network o comunque su internet, quindi non ti saprei aiutare, però mi ricordo bene questi video, effettivamente ce n'era uno fatto su di me che era veramente stato molto carino ed era lui, stato veramente cordiale è bello, sì, è vero, hai ragione. Grazie di avermelo ricordato in realtà, perché non ci avevo mai più pensato. Ok, sì, è stato un po' un peccato che si ecco, sia nel mentre vedo un video che invece avete fatto partire, che è un video che ha bella. Ecco, io volevo chiedere a Marta invece, visto che abbiamo parlato proprio ieri col presidente di Conegliano e sai che ci sono due correnti di pensiero, quella di chiudere il campionato qua, non si sa poi con quali modalità per quanto riguarda le graduatorie, oppure quella di continuarlo magari facendo dei piccoli playoff, visto che la VNL non si fa più, visto che comunque c'è probabilmente la disponibilità per farlo. Qual è la tua opinione su questo campionato? Cioè, come secondo te andrebbe concluso?
Ma devo essere sincera che in questo momento è davvero difficile esprimersi perché ci sono tante voci e se ne parla tanto e non è una situazione semplice. Io credo che in primis ci sia bisogno di capire come questo coronavirus e come questa pandemia si evolve, nel senso che effettivamente anche il fatto che adesso Conte abbia vietato tutte le sedute di allenamenti e i raggruppamenti sportivi e qualsiasi tipo, insomma, di aggregazione anche sportiva professionale è sintomatico di una situazione che sicuramente è in via di miglioramento, però non è di certo passata e non è di certo positiva. Quindi, in primis, secondo me, bisogna guardare questo aspetto che è fondamentale ed è fondamentale non soltanto per la pallavolo e quindi per il nostro campionato, ma in generale, voglio dire, per tutta l'Italia, ma in realtà anche per tutto il mondo, visto che appunto è una vera e propria pandemia e lo stiamo vedendo su come su scala mondiale si stia espandendo questo virus. E in secondo luogo, quindi parlando proprio di noi e parlando del campionato, sicuramente da parte mia personalmente ci potrebbe essere la voglia di ricominciare e di giocare, di finire la stagione. Non è mai bello interrompere una stagione a metà e quindi interrompere anche gli obiettivi che uno si è prefissato. E quindi da atleta, da sportiva, sicuramente non è semplice dover interrompere così bruscamente un campionato iniziato. Detto questo, bisogna anche fare i conti un pochino di quello che è stato questo periodo, di come le società hanno potuto organizzarsi, di come gli atleti anche hanno potuto mantenersi in forma, allenati e hanno potuto mantenere un allenamento non solo fisico, ma anche legato ad un'attività e ad una prestazione. Come una partita di pallavolo, come una gara, una competizione di alto livello ad alto livello per 2 ore consecutive. Quindi, secondo me ci sono tanti calcoli da dover fare in questo momento e tante situazioni che andrebbero guardate e vissute. E non spetta sicuramente a me dirlo, però non è semplice, non vorrei essere nei panni di chi deve prendere queste, di chi deve fare queste scelte. Ecco, devo essere sincera che aspettiamo un po' tutti con ansia, però che diano delle risposte definitive, perché vivere in questo limbo, È sempre difficile. non è semplice, ecco. Però chiaramente non è facile, cioè io mi rendo conto che appunto, se mai dovessero riniziare il campionato, mi ritengo tra virgolette fortunata perché fino a settimana scorsa comunque sono riuscita a mantenermi in forma in maniera abbastanza adeguata. Però non è stato così per tutte le atlete e soprattutto è stato un adeguamento fisico e non legato alla palla e non legato anche solo banalmente ai salti che uno fa o all'attacco, quindi ai movimenti in campo. Quindi non è semplice, non è semplice se si dovesse interrompere il campionato, spiace, ma è sicuramente capibile. Se dovessero riniziare, sarebbe sicuramente complicato per noi atleti e per le società riprendere la forma in fretta e far sì che non sia un po' falsato anche il ritorno in campo. Appunto, non vorrei essere nei panni di chi deve decidere. Certo. Franco? Sì, volevo farti una domanda mezza pallavolistica, mezza no. Vedo che sempre più giocatrici frequentano, come dire, con tutti i limiti che il vostro lavoro comporta, ma vedo che alcune riescono a infilare nel loro tempo queste cose. Frequentano sempre più corsi universitari e anche con un certo successo. Volevo chiederti a te qual è la tua posizione, se tu hai fatto dei corsi universitari. E se nel caso come hai trovato il tempo per seguire, dare gli esami, studiare, eccetera.
Guarda, io sono molto favorevole, sono molto contenta, non solo sono favorevole, ma sono molto contenta di vedere che sempre più pallavoliste e pallavolisti si avvicinano, ai corsi universitari, ma in generale comunque anche a dei corsi che li portano ad avere, insomma, curiosità esterne alla pallavolo. Io devo dire che già quando ero all'Asistel, quindi quando ero piccolina, quando ho finito le scuole superiori, avevo provato fin da subito ad iscrivermi all'università, provando a frequentare, ed era stato molto molto complicato e molto complesso, e soprattutto non ero riuscita a scegliere la facoltà che avrei voluto fare, quindi avevo dovuto trovare dei compromessi, che sicuramente non mi soddisfacevano. E quindi già era molto complicato far coincidere la pallavolo con lo studio, per di più non ero così contenta di quello che stavo studiando, quindi ho fatto estremamente fatica. E mi spiaceva però perché non avrei mai voluto abbandonare i corsi universitari. Quindi sono stata iscritta per 2 anni e mezzo, dopodiché avevo dato praticamente 2 esami e ho mollato e mi ero iscritta a economia. Questo perché però? Perché purtroppo all'epoca c'erano veramente pochissime possibilità di poter frequentare un'università o comunque dei corsi online, quindi con delle facoltà di con delle possibilità differenti che invece oggi ci sono, esistono, sono concrete e soprattutto sono di qualità, perché un tempo le prime cose che erano uscite erano veramente anche di poca qualità e poco, a mio avviso, non di alto livello, quindi anche forse inutile, forse era meglio come facevo io, che mi informavo, guardavo, facevo dei corsi, ho fatto. Immediatamente dopo, quando ho mollato l'università, ho mollato economia e commercio, ho iniziato a fare dei corsi che effettivamente mi interessavano, però che erano esterni e quindi erano dei corsi dove ti davano un attestato e tu avevi partecipato, ma lo facevo per mio interesse personale e finiva lì. Invece, recentemente, finalmente, anch'io sono riuscita ad essere soddisfatta dalle università, nel senso online. Nel senso che hanno creato un corso che mi interessava, mi piaceva ed era molto affine a quello che io avrei voluto fare se non avessi giocato a pallavolo. E quindi mi sono iscritta a design e Bello. discipline della moda, che è sicuramente un corso molto impegnativo, abbastanza distante da quello che è il mondo della pallavolo, completamente, anzi, completamente diverso. Ci possono essere dei punti in comune, di contatto, ma come si volete si possono trovare con svariati ambiti. Però per quanto mi riguarda, io non avessi giocato a pallavolo, probabilmente avrei fatto o architettura o design o comunque ambiti diversi e legati a questi mondi, no? Quindi più legati magari alla moda, legati al design, all'architettura, a questi ambiti diversi. Ad oggi, per fortuna, le università hanno creato Questi delle numeri. piattaforme online, non semplice da gestire, perché chiaramente tutte le università che ho citato prima hanno l'obbligo di frequenza e quindi, avendo l'obbligo di frequenza, dare un obbligo di frequenza online diventa complicato. E quindi ci sono dei metodi alternativi per cui, ad esempio, per poter dare degli esami, tu devi aver consegnato un tot di elaborati, un tot di disegno, devi aver scaricato un tot di lezioni per far sì che effettivamente tu abbia partecipato e sia stato presente alle lezioni e agli elaborati e ai disegni grafici che ti richiedono. Quindi sono molto contenta della scelta che ho fatto, anzi Bello. sono estremamente soddisfatta del percorso che sto facendo perché è veramente molto interessante. Ho fatto degli esami completamente diversi da quello che sto studiando e che mi hanno appassionato tantissimo. Chiaramente non è semplice coordinare le due cose, quindi No, certo. trovare il tempo la mia priorità rimane pur sempre la pallavolo, quindi trovare il tempo Certo. per essere al 100% anche per l'università non è semplice. Questa quarantena un po' sta aiutando perché chiaramente mi posso dedicare un pochino di più allo studio, anzi soprattutto ai disegni che sono la parte più complicata da creare. Attenzione, concentrazione, ma anche proprio tempo. Certo.
e quindi avere tante ore di fila per potersi mettere su un disegno non è sempre così facile, e invece adesso, insomma, posso ricrearmelo questo tempo. Bello, bella cosa. Ho una curiosità. Sì. Visto che hai parlato di università, prima dell'università hai fatto la scuola media superiore, non so se il liceo o qualche cosa. Come hai conciliato? Perché a quell'età lì già giocavi a pallavolo, ad un certo livello. Quella sì. Che è l'attività sportiva, che io è tanti anni che non so come funziona adesso. Parlo di campionati studenteschi. Ci sono ancora? Li hai fatti? Come conciliavi le due attività? Ma allora, sì, io ho fatto chiaramente le scuole superiori, ho frequentato il liceo scientifico e l'ho frequentato fino alla terza superiore a Torino, a casa mia, e poi ho fatto quarta e quinta, e in realtà io sono andata via di casa che avevo appena compiuto 16 anni e sono andata a giocare a Novara per l'Asistel, all'epoca si chiamava Asistel, non era ancora... Igor, e quindi devo dire che allora i campionati studenteschi esistevano e credo che continuino ad esistere oggi nelle scuole superiori, ed erano a mio avviso belli, divertenti e piacevoli, e credo anche utili, perché bisogna far praticare sport nelle scuole, secondo me è utile che si faccia sport, è utile che i giovani vengano educati anche allo sport, e quindi spero che si continui in questa direzione, anzi che incrementino un pochino. E come li conciliavo? Non è mai stato semplice, devo dire che andare via di casa a 16 anni è un bel salto, ed è stato impegnativo, sicuramente per la mia famiglia, nel senso che comunque per un genitore lasciare andare via di casa un bambino, una bambina, un ragazzo a quell'età non è semplice, ma anche per me che mi sono ritrovata completamente da sola a dover gestire delle cose che non avevo mai neanche, a cui non avevo neanche mai pensato, ma banalità è fare la spesa, lavare la roba sporca, lavare i panni, erano delle cose che effettivamente si davano per scontate in casa, non tanto perché avessimo la servitù, anzi, ma perché c'era mia mamma, o comunque sì, si aiutava in casa, chiaramente, però era sempre mia mamma che organizzava e che ci aiutava, che ci preparava la cena e che insomma sì. Insomma, era tutto nuovo, tutto diverso, saper organizzare i fornelli, non è stato per niente semplice, ecco, devo dire. E detto questo, quando sei giovane e intraprendi delle nuove esperienze e ti lanci in avventure, hai tante energie, hai tante preoccupazioni, ma hai tante energie, e quindi lo fai forse un pochino più a cuor leggero, hai meno responsabilità e quindi ti lanci in questi treni che ti dicono che passano una volta sola, e quindi sei lì euforico e dici sì, è passato, lo prendo, lo colgo, salgo al volo e lo faccio. E quindi si gestiva un po' tutto. Io devo dire che poi ho la fortuna di avere una famiglia estremamente sportiva, e quindi sono sempre stata portata a fare sport e fare attività in generale, quindi non solo la pallavolo, ma in generale a fare attività. E quindi sono sempre stata anche un po' la beniamina dei miei professori di ginnastica, perché mi adoravano, perché mi portavano a fare i campionati studenteschi, mi portavano a fare le corse campestre, mi portavano a fare il lancio del peso, mi portavano a fare il salto in alto, insomma ho fatto diverse gare e io ero contentissima di farle, perché mi è sempre piaciuto tantissimo fare tutte queste cose, queste attività. E quindi si facevano con piacere, ecco. L'unica cosa che ricordo un po' con rammarico delle scuole, quindi delle medie e anche delle superiori, era che invece le gite scolastiche per me erano sempre invece una tragedia, perché avendo i campionati o avendo le gare nei weekend
e quant'altro non le potevo mai fare, e quindi invece quello è sempre stato un peso, perché o erano di quei 2 o 3 giorni non vicini ai weekend, oppure dovevo saltare la gita scolastica, e per me era una tragedia. Innanzitutto mi complimento, perché non, praticamente hai detto tutto te, e noi non abbiamo detto nulla, hai risposto in maniera molto esaudiente a tutto. Volevo chiederti, tu hai fatto anche un'esperienza all'estero, come valuti questa tua esperienza all'estero, se ti è venuto magari in mente per esempio di andare in Francia, tipo a Cannes? Allora, devo essere sincera. Allora, io ho fatto un'esperienza all'estero e l'ho fatta in Polonia. E l'ho fatta di un solo anno, e forse un pochino me ne pento, perché mi sono trovata benissimo. Perché è stata un'esperienza che, appena tornata, ho consigliato di fare a tutti. Nel senso che andare via dall'Italia, a mio avviso, mi è servito un pochino per rendermi conto di chi ero, di che cosa volevo, di quali erano i miei obiettivi, di cosa volevo raggiungere nella pallavolo italiana, e soprattutto nel vedermi anche proiettata da un altro punto di vista. Noi siamo abituati nel nostro campionato ad avere gli stranieri che hanno delle responsabilità, hanno un peso, vengono anche trattati in maniera diversa dalle società e dai tifosi, da tutti quanti, e non ci rendiamo conto però di che cosa vuol dire essere stranieri, di che cosa vuol dire andare in un paese dove non conosci la lingua, dove magari hai delle abitudini diverse, abitudini non solo culturali ma proprio anche sportive, dei modi di comportarsi diversi, devi entrare nei loro ritmi, certo, nelle loro ottiche, nelle loro abitudini. E quindi per me è stata un'esperienza veramente formativa di alto livello, perché il campionato che ho giocato è stato un bellissimo campionato, il campionato polacco era di alto livello, quando ancora lo Stato polacco finanziava lo sport e la pallavolo, e quindi comunque era di alto livello, e quindi è stata una bella esperienza. E l'ho fortemente anche voluta, devo essere sincera, perché ero arrivata ad un momento in cui ero un po' bloccata, avevo vissuto delle esperienze negative nel mondo italiano della pallavolo, ero rimasta un po' scottata, avevo vissuto delle delusioni, e quindi avevo voglia di allontanarmi un pochino e di provare questo tipo di esperienze. E quindi, parlando un po' anche col mio procuratore, le alternative che ci potevano essere, per come sono fatta io caratterialmente, per come volevo io vivere quell'anno e quell'esperienza, il campionato polacco, a mio avviso, era il campionato migliore, e quindi ho chiesto se mi poteva dare una mano a trovare una squadra in Polonia, e l'ho trovata, e anzi mi hanno accolto, ed è stato molto bello, perché appunto era una realtà diversa da quella da cui ero abituata, ed era a parte nuovo e quindi entusiasmante, ma proprio a livello tecnico, pratico, i palazzetti sono strutturati in maniera diversa, hanno la sala pesi mediamente sempre connessa al palazzetto, cosa che in Italia magari non ci sono. I palazzetti sono sempre molto belli e molto grandi. Sì, questo ce l'ha detto Caracuta, che abbiamo intervistato proprio l'altro giorno, cioè lei è andata in Polonia e ci ha detto appunto soprattutto il pubblico, il palazzetto è quasi simile all'Italia. Il pubblico è stupendo, ma vanno con tamburi, bandieroni enormi, fanno un gran chiasso, ma bello proprio, vivo, no? E poi però, finita la partita, in un quarto d'ora si libera la palestra, no? E invece noi siamo abituati a un po' meno magari rumore durante le partite, o comunque tifo, però diverso, ecco, non grandi tamburi, non le trombe. Ho visto anche le trombe, veramente strumenti musicali in palestra, e poi invece, finita la partita, c'è la gente che vuole proprio avere il contatto anche con gli atleti, che viene, si riversa in campo, no? E
invece lì sono molto più distanti da questo punto di vista, molto più calorosi durante ma distanti dopo, no? Hanno questo modo di comportarsi diverso. Ed è bello, è stato particolare. Poi appunto io vivevo a Varsavia, a 10 km da Varsavia, quindi dalla capitale. La capitale è bellissima, io non me l'aspettavo. Avevo fatto la scelta di andare in Polonia, ma non avevo mai pensato alla Polonia come un posto da poter visitare e andare, non so, anche solo in vacanza o da che mi incuriosisse da un punto di vista diverso rispetto a quello pallavolistico. E invece poi andando lì ho scoperto veramente un paese in via di sviluppo, che si stava completamente rinnovando. Una capitale dove tutti parlavano inglese perfettamente, dove andavi in giro, veramente potevi chiedere a chiunque delle informazioni e ti davano delle risposte, e dove invece magari nel paesino dove vivevo io, subito attaccato quindi a Varsavia, si chiamava Legionovo, potevi andare in giro in bicicletta, queste case tutte completamente nuove, vicino a questo palazzetto che era attorniato da un boschetto al cui interno c'erano gli attrezzi per fare attività fisica, e di fianco al boschetto c'era la pista per fare atletica a completo utilizzo della cittadinanza, e c'era il campetto da basket e due campi da beach volley, quindi io ho fatto addirittura, e di fianco il palazzetto, io ho fatto addirittura la preparazione, quindi ad quando sono arrivata ho fatto tutte le prime settimane ad allenarmi e a fare la preparazione sulla sabbia, e mai più mi sarei aspettata di fare una roba del genere in Polonia. Certo. Il paese in cui ti aspetti di andare e fare la preparazione sulla sabbia, ecco. Fantastico. Bene. Io direi che l'abbiamo stressata anche troppo, ma... Ha risposto veramente a tutto, anzi io ti inviterei a fare carriera giornalistica, perché o a fare la commentatrice, perché secondo me hai tutte le carte in regola per poterlo fare, la conoscenza soprattutto della pallavolo, questo non è da meno. E io vi ringrazio davvero. Se non avete nient'altro la lascerei andare. Con preghiera, però, che la disturbiamo ancora, insomma, qualche altra volta. Allora. Ok, grazie Marta, grazie Antonino, grazie Franco, grazie. A presto. Grazie a voi. Ciao. Ciao. Grazie a te, bellissima intervista. Grazie.